Autostrada A26, uscita Vercelli Ovest. La strada provinciale SP1, detta strada delle Grange. Passaggio di fronte all'ingresso del borgo semiabbandonato di Larizzate, dove è ancora possibile acquistare un chilogrammo di riso a 3,50 €. Magari sai gente che ha visto il nostro video. Dal negozio Naturalia, direttamente dal produttore che resiste nonostante la desolazione. Vendo riso che facciamo noi perché siamo coltivatori diretti. Il carnaroli costa 3,50 € al chilo. Grangia è vocabolo che definisce un possedimento cistercense costituito da edifici rurali sui terreni di un'abbazia. In seguito integrate con la popolazione laica dei salariati, contadini, pastori, piccoli artigiani, diedero origine a villaggi rurali che conservano tuttora la denominazione originaria di Grangia, in francese Grange. Proseguendo in direzione ovest-sud-ovest per 17 km, si passa il bivio per Desana, quello per Ronsecco e subito dopo quello per Darola, Lucedio e Montarolo, sedi di un cimitero abbandonato, nonché dell'affascinante relitto della chiesa della Madonna delle Vigne, luogo su cui ritorneremo in un altro momento. Intitolata a Galileo Ferraris, la centrale di Léry-Cadour, costruita fra il 1991 e il 1997, è nata per essere azionata da un reattore nucleare, il che giustifica le imponenti torri di raffreddamento, visibili da grande distanza. La sua realizzazione consegue il Piano Energetico Nazionale del 1985, che prevedeva, oltre alle 4 già esistenti, la realizzazione di ulteriori 8 centrali nucleari. Il referendum del 1987, che seguì l'incidente di Three Mile Island del 1979 in Pennsylvania, ma soprattutto nel 1986 l'incidente del reattore nucleare di Chernobyl, sancì per volontà popolare l'arresto del programma nucleare italiano. La centrale Galileo Ferraris venne così riconvertita a centrale termoelettrica a ciclo combinato, gas naturale e vapore, con una potenza elettrica di 690 MW. Nonostante il risultato del referendum, però, Enel non demorse dal programma, ma l'esito del secondo referendum, nel giugno 2011, all'indomani dell'incidente all'impianto nucleare di Fukushima, chiuse definitivamente la porta al nucleare italiano. Nel frattempo, a causa della sua bassa redditività e a causa del crollo dei consumi elettrici, dal 2009 la centrale Galileo Ferraris era stata fermata e dal 2013 fu dichiarata dismessa. Un fantasioso progetto prevedeva la trasformazione dell'area dell'impianto in un parco tematico dedicato all'automotive, con laboratori di ricerca sull'auto elettrica e un'area attrezzata con stazioni di ricarica, oltre a parchi e spazi per innovazione e servizi. A margine, il progetto includeva la valorizzazione della grangia di Léry-Cadour,
una tenuta agricola di 900 ettari appartenuta alla famiglia del conte Camillo Benso, in completa rovina con gli immobili devastati da saccheggiatori e vandali. Si parla di centinaia di milioni a fondo perduto. Un'utopia. È notizia di fine 2020 che Enel intende realizzare una centrale a gas da 870 MW all'interno della Galileo Ferraris. Ma questo nuovo proposito ora contrasterebbe con i principi del piano di ripresa e resilienza post-Covid-19, che dovrebbe, in vero, favorire i progetti che lasciano i combustibili fossili nel sottosuolo e piuttosto riducano nell'atmosfera le emissioni di CO2. Si vedrà. È probabile che la centrale di Leri-Cavour sia destinata a rimanere dismessa. Faccio il giro che usciamo di qua. Noi, però, si va avanti, verso nuove entusiasmanti avventure.